parliamo della sfida di domani tra Fiorentina e Bari. Il Bari recupera Meggiorini, la Fiorentina perde Vargas. Prima della partenza ha parlato alla stampa, come di consueto, Giampiero Ventura, che alla fine dell'intervista avverte Gilardino. Sentite. Fiorentina-Bari sfida da Europa League. Neanche il più ottimista dei tifosi baresi avrebbe potuto immaginare che la squadra di Ventura al giro di boa e con una gara da recuperare potesse ritrovarsi a sole 3 lunghezze dalla zona Champions. A pochi giorni dalla bella vittoria contro l'Udinese, ricordiamo al tecnico genovese ciò che disse alla vigilia dell'Epifania. Ventura, riprendo le parole che ha detto martedì. Qualora dovessimo centrare la gara contro l'Udinese, faremo bene anche a Firenze. Io sono convinto che non faremo bene a Firenze, ma faremo benissimo. Quindi benissimo non significa vincere, benissimo significa giocare con personalità, significa creare palle gol, significa avere la possibilità di vincere. Poi se non ce la fai è evidente che o sono più bravi gli altri o hai sbagliato qualcosa tu. Come sta Meggiorini? Ma meglio, c'è talmente tanta voglia di giocare che se anche c'è un po' di fastidio lo supera. Dunque, al Franchi dovrebbe scendere in campo la stessa formazione di mercoledì scorso con Masiello, Bonucci, Ranocchi e Parisi davanti a Gillet, Rivas e Alvarez sulle fasce, Donati e Almiron al centro. Barreto e Meggiorini impensieriranno la difesa toscana. Il viola degli avversari non rende scaramantico Ventura, che anzi lancia la sfida a Gilardino. Ventura, quando Gilardino segna, suona il violino. Come la mettiamo? Questa... ero preparato su Amma Vence, ma non so, è perché Guagné, dico bene, quel violino lì, sai cosa gli faccio io? Quella spacca. Delusi molti tifosi del Bari, forse molti tifosi dell'Inter, per aver cercato a vuoto i preziosi italiani per assistere alla partitissima di sabato prossimo. La società biancorossa a mezzogiorno ha fatto sapere che i italiani sono esauriti e che una piccola scorta potrebbe essere messa in circolazione la prossima settimana. Ma per molti la vendita di 40.000 italiani in poche ore resta un mistero. Sentiamo. È possibile fare i biglietti per la partita, avere i biglietti? No, al momento la vendita risulta sospesa. Vendite bloccate, tifosi affranti e infuriati. In due giorni sarebbero stati acquistati tutti i biglietti disponibili, neppure contro la Juve, nonostante la distribuzione fosse partita contemporaneamente in tutti i punti vendita, senza le 48 ore di privilegio per Bari e provincia, è successo niente di simile. Mi hanno detto che fuori dalla provincia di Bari magari c'è qualcosa, però... E quindi stai aspettando notizie? Sto aspettando notizie, esatto. Pronto? Pronto, ciao, sono Marcello Lupis, il collega della 46 di Bari. Hanno abilitato i terminali a voi per la provincia? No, stiamo aspettando, c'ho pieno di gente. Tutti in coda a Vieste, a Barletta, a Lecce, ma dei biglietti neppure l'ombra. Fosse un episodio della saga di Indiana Jones, sarebbe il mistero del biglietto perduto. I cartelli fuori dalla porta 22 del San Nicola sono inequivocabili, ma nessuno è ancora in grado di dire con certezza che lo stadio sarà tutto esaurito. Alla riapertura praticamente non c'era più disponibilità tranne le tribune ovest. Ed è una cosa assolutamente improbabile, perché se consideriamo che abbiamo stampato un terzo di quelli dei biglietti che poi complessivamente abbiamo stampato per la Juventus, il discorso è la chiarezza. Chiarezza che non c'è.